Buongiorno. Buongiorno, ma parliamo di talidomide. Io non so quanto l'opinione pubblica, la gente in Italia sappia che cos'è stato il talidomide. È stato un farmaco ampiamente usato per curare e prevenire il vomito delle donne incinte, molto popolare negli anni 60, intorno al 1960. L'Italia, complessivamente in tutto il mondo, sono stati causati 20.000 neonati malformati, oltre a un certo numero di neonati, di bambini concepiti che non sono arrivati neanche a essere neonati, perché affetto da gravi malformazioni agli arti e agli organi interni. L'Italia è stato un paese fortemente toccato. Si pensi soltanto che dei 34 circa prodotti farmaceutici che circolavano a quei tempi, ben 10 erano prodotti in Italia. Solo che per l'Italia non abbiamo dei dati. È una delle cose sulle quali vorrei insistere è che in Italia non ci si è mai preoccupati di contare, già solo di contare che cosa sono state le vittime del talidomide. In Inghilterra le cose sono state fatte meglio e tanto per dare un'idea dei dati inglesi si calcola che almeno 5.000 gravidanze non siano arrivate a termine perché il prodotto del concepimento era stato colpito dal talidomide. Circa 2.000 sono nati e dei 2.000 nati, quelli che sono arrivati all'età matura sono circa 500. Per quel che riguarda il meccanismo di azione della talidomide, è stato un mistero fino a poco tempo fa. E io ho contribuito con le mie ricerche e con la mia testardaggine, perché vorrei sottolineare che nessuna agenzia di finanziamento ha mai dato soldi per questa ricerca, tanto per continuare nella, diciamo, negligenza del sistema italiano. Ho contribuito a definire quali sono quello che è successo durante la gravidanza delle donne che avevano preso la talidomide. E quello che io sono riuscita a dimostrare è che la talidomide causa durante la gravidanza della degradazione di una proteina che si chiama P63. E perché insisto che la talidomide agisca su una proteina e non sul DNA? Perché tutti questi le vittime del talidomide che grazie a una legge che è stata tardivamente approvata nel 2016, cioè quindi più di 50 anni dopo questo disastro, sono stati fatti fare tantissimi esami genetici, quindi a livello di DNA che chiaramente sono stati non conclusivi, perché la talidomide non fa nulla a livello del DNA, ma solo della proteina. E questo è anche comprovato dal fatto che tutte le vittime della talidomide hanno figli normali. Quello che vorrei sottolineare inoltre è che tutta la casistica raccolta negli anni 60 si è basata sui bambini nati più fortemente malformati e quindi c'è stato, come ha detto giustamente il professor Terracini nella sua pubblicazione, un bias di selezione di come considerare una persona se vittima della talidomide o meno. Per ritornare un attimo alle mie ricerche, io quello che adesso sicuramente stiamo facendo insieme al professor Terracini, cerchiamo di dar voce e diritto alle vittime italiane della talidomide che non sono state ancora riconosciute dal Ministero, in particolar modo le persone affette da danni monolaterali. Quindi avendo solo un arto mancante, superiore o inferiore, dove nei lavori scientifici c'è una certa percentuale di bambini
bambini nati negli anni 60 a cui mancava un arto superiore o un arto inferiore, però il Ministero non riconosce questo tipo di danno. E il professor Terracini durante il Covid è riandato indietro a spulciare e a tirar fuori questi numeri. Tutte le serie che sono state distribuite, che sono state pubblicate lungo gli anni, erano tutti casi raccolti così, in un modo non sistematico, principalmente per interessi medico-legali. Quindi sulla questione dei danni agli arti di una parte sola, sinistra e destra, non c'è una grossa base sulla quale affermare che il talidomide non causa danni monolaterali. Anzi, tutte le serie ne contenevano alcune e probabilmente la gente era anche scoraggiata di fronte a un danno monolaterale a fare una causa e chiedere un risarcimento. Vorrei aggiungere una cosa, posso? Quindi questa della questione dei danni monolaterali è una questione scientifica. L'altro argomento più difficile da affrontare sul piano scientifico, anche perché nessuno di noi due è uno storico, è quello di documentare in quale modo venivano registrati i farmaci in Italia negli anni 50. Il Ministero della Sanità è stato creato nel 1958. I meccanismi di registrazione dei farmaci non erano così rigorosi come sono oggi. Quindi la cocciutaggine del Ministero a rifiutare il riconoscimento ai nati prima del 58 dovrebbe essere approfondita, dovrebbe essere capire che cosa succedeva realmente. Questo, come le dicevo, non è un compito nostro, però è un argomento che vogliamo assolutamente sollevare in occasione della riunione in Accademia, sollecitando anche che ci sia un interesse da parte degli storici. Sei d'accordo? Certo. E dato che non ci scoraggiamo, per far questo abbiamo contattato lo storico che si occupa di questo in Germania, che si chiama Ludwig Willenburger, che si è detto, dato che lui è stato incaricato dalla ditta tedesca che inizialmente ha prodotto la talidomide, che si chiama Grünenthal, a fare ricerche storiche, si è detto più che volenteroso di collaborare con noi per vedere come la talidomide sia stata distribuita in Italia e a partire da che anno. Lui dice che secondo lui la talidomide era già presente dal 56 in Italia, quindi speriamo di far luce anche su questo aspetto, oltre che sugli aspetti molecolari. E volevo dire che mi ci sono voluti 18 anni per pubblicare questo lavoro nel 2019, perché la talidomide è una molecola altamente instabile, quindi in laboratorio i risultati sono sempre stati difficili da replicare, e questo si riflette anche sul fatto che non ci siano due talidomidici che abbiano lo stesso spettro malformativo. Quindi mi ci è voluto tanto tempo, però durante tutto questo tempo io ho accumulato evidenze che anche nell'organismo modello che io ho utilizzato per i miei studi, che è lo zebrafish, che è un pesce, che è largamente utilizzato per esperimenti, per studiare lo sviluppo, perché i geni che regolano lo sviluppo sono conservati dai pesci fino all'uomo. Io ho osservato tantissimi pesci con danni monolaterali, o solo una pinna o solo una vescicola otica. Le pinne sono le omologhe degli arti e la vescicola otica è l'omologo dell'orecchio, che è un altro dei compartimenti colpiti dalla talidomide. Quindi ho osservato danni monolaterali sia in zebrafish che nel Xenopus levis, che è il rospo, e adesso è uscito un lavoro nel marzo 2023 dove umanizzando lo zebrafish, cioè mettendo un gene umano dentro lo zebrafish con tecnologie di biologia molecolare, hanno avuto danni monolaterali in misura del 50%.
Quindi diciamo che questa chiusura del ministero speriamo che cada.